gli insegnanti di yoga e tutte le persone che sentono pulsare dentro una forte spiritualità, i mistici, sono tutti invitati nella foresta immaginare, questo luogo magico dove tutto ciò che non è possibile diventa la base per la creazione di infinite possibilità. E sono invitati perché gli insegnanti di yoga, i mistici, le persone più spirituali che sentono il bisogno di un'unione con l'anima del mondo, questo vuol dire yoga, dalla radice yug, unire, congiungere. Tutte le persone che sentono questa necessità di unione con l'anima del mondo, con il divino, devono conquistare il potere del denaro oggi per cambiare gli equilibri. Perché il denaro va restituito alla madre, alla natura, alla terra. Tutte le ricchezze di questo mondo provengono dalla natura. E tutte le ricchezze vanno restituite alla natura. E questo il mistico è chiamato a fare oggi. Perciò non può più stare lontano da certe faccende, deve entrare nella dimensione del denaro, entrare nella dimensione anche della politica, della vita politica, per dare il suo contributo alla trasformazione dei modelli economici, politici, affinché si possa arrivare davvero a un'economia circolare. L'economia lineare è un'economia che produce cose che non sono riciclabili, è l'economia del petrolio. L'economia circolare è un'economia in cui tutto ciò che si produce può ritornare alla natura, è perfettamente riciclabile. È un'economia fondata sull'utilizzo più che sul possesso. Io utilizzo qualcosa che mi serve e poi quando non mi serve più la passo a qualcun altro che la utilizza. In questo modo possiamo evitare di continuare a produrre cose che vengono poi utilizzate solo in minima parte e che rimangono sul pianeta, aumentando la spazzatura che è in questo mondo. Ecco, per transitare da un'economia lineare a un'economia circolare, abbiamo bisogno di cambiare modelli, archetipi, simboli profondi nella psiche umana. Abbiamo bisogno di sommozzatori, speleologi delle profondità, che sappiano scendere nelle profondità dell'inconscio collettivo, svitare i perni sui quali il senso del consumismo ad oltranza, del vittimismo, dei bisogni inutili si fonda, si avvita e possano quindi cambiare alle radici i comportamenti. Questi speleologi, questi viaggiatori delle profondità sono i mistici, gli yogin, le yogini. Ecco perché invito tutti voi nella foresta immaginale, perché vi voglio ricchi, vi voglio capaci di influire in modo incisivo sulla vita sociale, politica, economica, a favore della natura e
dei nostri stessi corpi, perché senza natura non siamo più nulla.